Ciao a tutti, siamo qui con Massimiliano Levi per Smart Marketing all'interno dell'evento SEO and Love. Allora Massimiliano, raccontaci un attimo chi sei, cosa fai per quei pochi che sul web ancora non ti conoscono. Allora sì, sono Massimiliano Alievi, sono un commercialista e da qualche anno ormai faccio anche il content creator, quindi mi sono creato sostanzialmente due attività parallele tra di loro che mi hanno permesso insieme di potermi creare il mio studio professionale da commercialista. Io sono nato fondamentalmente da zero e avevo un grande problema all'inizio, dico problema, poi in realtà è stata un'opportunità. Quello di non essere stato figlio di commercialista, di non essere figlio di commercialista, e quindi ho fatto tutto il mio percorso di formazione, l'università, la pratica, l'esame di stato, e ho messo la targhetta fuori da commercialista, ho preso in affitto il classico monolocale e poi ho detto: beh, adesso i clienti come faccio a trovarli? E tanti mi dicevano: ma no, ma tranquillo, col passaparola vedrai che pian piano ti crei la tua realtà professionale, però almeno nel mio caso il passaparola sì, funzionava, ma sicuramente non mi dava l'opportunità di farmi uno stipendio e quindi di costruirmi una famiglia. E quindi un po' per caso, un po' per leggendo libri e andando a qualche convegno di settore, ho capito che i social potevano essere una soluzione per farsi conoscere, quindi per arrivare a tante persone. E in particolare due statistiche mi hanno sorpreso: il fatto che fondamentalmente ai tempi, quindi quando ho iniziato ormai 11 anni fa, più o meno due persone su tre in Italia avevano un social, e credo che questa statistica adesso sia solo incrementativa, e anche il tempo dedicato da ogni persona ai social mi aveva sorpreso, nel senso che ai tempi erano all'incirca 2 ore al giorno, ora credo che le statistiche dicano addirittura per i più giovani 4 ore al giorno. E quindi mettendo insieme tutto questo ho detto: beh, ma se così tante persone stanno sui social e per così tanto tempo, boh, magari oltre all'intrattenimento, al divertimento, ai balletti, sono magari interessati anche alla formazione, quindi a risolvere magari alcuni loro dubbi. Quindi ho detto: sai cosa ti dico? Io prendo una telecamera, prendo due luci e ci provo fondamentalmente. E da lì non ho più smesso, nel senso che ho iniziato con Facebook, poi YouTube, poi Instagram, TikTok, ed è stata una crescita esponenziale che mi ha portato anche a costruirmi poi il mio studio professionale, ecco, che era un po' il mio obiettivo iniziale, quindi non solo visibilità, ma poi clienti, ecco. Ottimo Massimiliano, quello che è interessante sentire da quello che dici è una sorta di studio alla base, non solo appunto di quello che poteva essere la tua strategia, quindi l'idea a lungo termine di crearti quella che è una tua professione, ma partendo da basi solide, quindi numeri, statistiche, qualcosa che almeno in questo momento in cui dove tutti dicono fai un video virale, diventi famoso e fai i soldi, diventi il guru, vai a Dubai, sei milionario, è qualcosa che evidentemente alletta molti, ma tu ci insegni che il lavoro, la strategia e partire da basi solide ci può portare invece a dei risultati concreti. Ecco, tutto questo può essere riassunto in personal branding, no? Assolutamente. Quell'attività che ci permette di appunto creare una professione e un'immagine di sé che poi ci può far creare opportunità di business e quant'altro. Ecco, in questo senso, tu che tipo di strategia hai utilizzato? Hai detto bene, sei partito dai numeri dei social, quindi hai visto che le persone erano su internet e quindi hai detto vado dove sono le persone, quindi sei andato dove oggi c'è il mercato, quindi online. Ma che tipo di strategia hai utilizzato e come è cambiata nel tempo? Allora, innanzitutto ho sperimentato tanto, quindi secondo me uno dei pregi degli ultimi anni sui social è il fatto di poter avere tantissimi dati a disposizione. Quindi uno non è che mette un video, mette un post, dice: ma non so bene come sarà andato bene, sarà andato male. C'è tutta un'analisi di dati, quindi uno dice: ok, devo sperimentare. Quindi una volta capito che i social possono essere un ottimo luogo in cui poter comunicare la propria specializzazione, bisogna capire, come dicevi tu giustamente, ok, ma qual è il mio target di riferimento, a chi voglio parlare e di che cosa voglio parlare. E io l'ho scoperto solo sperimentando, quindi mettendo tutta una serie di contenuti, i primi forse un po' troppo tecnici, quindi ero in giacca e cravatta, usavo molta terminologia tecnica, quindi l'articolo, il decreto, la norma, tutti i termini che in realtà ho capito che non interessano alle persone, o meglio, sono tutti aspetti che interessano al commercialista,
ma la persona sui social è interessata ad avere la risposta al quesito immediata. E quindi ho sperimentato tanto e ho capito innanzitutto quale voleva essere il mio target di pubblico, perché anche lì, lo ammetto, all'inizio qualche errore l'ho commesso, nel senso che un conto è la visibilità, un conto è acquisire clienti. Ci sono tutta una serie di contenuti per cui si acquisisce visibilità e magari l'obiettivo di alcuni, ma che poi non si traducono in clienti. Questo per me non era fattibile, nel senso che appunto io avevo l'esigenza di portare uno stipendio a casa, per dirla con parole semplici, e quindi ho abbandonato o comunque limitato molto tutta una serie di contenuti che mi davano sì visibilità, ma che poi non si traducevano in clienti, per concentrarmi soprattutto, il mio target di pubblico attuale è quello dell'imprenditore digitale, quindi fondamentalmente la persona dai 20 ai 40 anni, questo livello di età è il mio target di pubblico, che ha la propria idea imprenditoriale in ambito digitale, vuole iniziare e deve capire come gestire da un punto di vista fiscale e contabile, quindi come si apre una partita IVA, quanto tempo ci vuole, che tassazione avrà, quando si pagano le tasse, come si fa una fattura, tutti questi aspetti che io mi rendevo conto che fossero sensibili per le persone, nel senso che tutte le consulenze che facevo anche prima di iniziare con i social, le domande erano le stesse, io non ho fatto altro che portare quelle domande a un pubblico molto più ampio, al pubblico dei social, e ha funzionato. Molto interessante, perché mi sembrava una strategia di funnel marketing, no? Sì. Quindi si è arrivato prima a un gruppo molto, molto grande, eterogeneo, e poi si è andato un po' appunto a scendere nel funnel, fin quando si è trovato proprio nel tuo target di riferimento. Adesso possiamo dirlo, se diciamo il professionista più ricercato da parte anche degli influencer di adesso e anche quelli che diciamo avevano iniziato qualche anno prima, proprio perché hanno visto in te una persona che sa parlare un linguaggio fresco ma competente. Tra l'altro, una cosa molto interessante è l'utilità, cioè alle persone non interessa il comma, interessa come quel comma può servire loro, e questo diciamo può essere un grande strumento di conoscenza anche per quelle aziende che magari possono non dare sempre parlare solo del prodotto, ma di soluzione. Ecco, quando è stato secondo te quel passaggio che ti ha fatto capire questa cosa, e quali sono secondo te i passaggi che una persona che vuole iniziare adesso deve fare per, non dico emularti, perché poi ognuno ha la propria strada, ma magari c'è una direttrice, un percorso comune che si può fare? Ma io quello che era il mio funnel, quello che è il mio funnel, l'ho capito in realtà piano piano, quindi facendo tanti tentativi, dicendo ma questi determinati video mi stanno portando qualcosa, altri video invece magari fanno anche visualizzazioni ma si limita a questo. E come me ne sono accorto? Beh, banalmente dai clienti che arrivavano, e dicevo ok, rispondo poi alle tue domande in consulenza, però da dove sei arrivato a me, quindi come mi hai conosciuto, quali sono stati i video, quali sono stati i contenuti che ti hanno interessato, e da lì ho capito che erano determinati contenuti che mi portavano clienti, quindi che mi permettevano di avere quello che era il mio funnel di vendita. A chi deve iniziare adesso, il primo consiglio è iniziate, ragazzi, iniziate, perché quando ho iniziato io appunto ho iniziato 11 anni fa, eravamo in pochissimi professionisti a essere in questo mondo, e quindi io avevo molta paura, lo ammetto, all'inizio, di essere considerato un po' un professionista di serie B, commercialista che non ha niente da fare, non ha cliente, allora si butta sui social. Ora, dopo 11 anni, ho capito che non è più così, anzi ci si può veramente posizionare come esperto in un determinato ambito, come commercialista, come avvocato, come agronomo, quindi qualunque professionista, qualunque passione uno abbia, qualunque specializzazione abbia, si può comunicare sui social con un linguaggio adeguato alla piattaforma in cui si è, e soprattutto si può comunicare con l'obiettivo di acquisire clienti. Quindi io questo lo sottolineo molto, perché sembra, se tu sei quello che fa 1 milione di visualizzazioni, sei quello che ha 200.000 follower, però io ci tengo a sottolineare che oltre a questo, che ovviamente mi riempie di felicità, perché vuol dire che sono d'aiuto a tante persone, la mia più grande soddisfazione è essere partito da zero, uno studio completamente da zero, io e mio fratello Riccardo, e oggi avere uno studio da 21 persone e 700 clienti sparsi in tutta Italia. Questo secondo me è il risultato che deve spingere tante altre persone a dire beh, allora inizio anch'io. Era un risultato che io non potevo immaginare di poter ottenere, quindi io sono partito completamente al buio, di dire vai, io ci provo, se va bene, se non va niente. Adesso per chi inizia, secondo me c'è il mio esempio, ma anche tantissimi altri esempi
di professionisti che pian piano sui social si sono creati il loro posizionamento e di conseguenza hanno creato la loro attività professionale o imprenditoriale. Ecco, un'ultima domanda un po' provocatoria. Per tutti quelli che pensano che lavorare col personal branding, quindi come hai detto tu, ormai tutti ti conoscono come il commercialista 4.0, cioè quindi un brand che viene prima della professionalità, ma che racconta anche la professionalità, e che tu ti sei creato, come hai fatto capire, da 11 anni, che negli ultimi anni sicuramente è esploso, ma è esploso perché c'è stato un lavoro prima. Ecco, quanto tempo dedichi effettivamente a questo, tra virgolette, nuovo lavoro, diciamo, lavoro parallelo appunto di comunicazione sui social della tua professione, e sfatiamo magari qualche mito del tutto e subito, del virale e diventi appunto, diciamo, il nuovo astro nascente dei social. No, assolutamente. Allora, il tutto e subito con i social è un termine che non va d'accordo, quindi a me piace dire è una maratona quella che è l'attività sui social, però è anche vero che chi prima parte più si porta avanti rispetto agli altri, quindi vi dico non aspettate un anno, due, tre a partire, partite adesso tra 10 minuti a mettere contenuti, ci vuole sicuramente molta, molta costanza e tempo da dedicare, questo sicuramente. Io è chiaro che facevo e faccio tuttora una professione in cui ho poco tempo a disposizione, quindi io, pur essendo chiamato influencer, ma in realtà io ho il 90% della mia giornata non da influencer, quindi io faccio il commercialista dalle 9 alle 18 e cerco di ritagliarmi, a volte è puro sacrificio perché magari mi devo mettere a registrare il sabato, la domenica, la sera dopo cena, cerco comunque di ritagliarmi uno spazio per poter sviluppare questa mia attività. Quindi sicuramente all'inizio è molto molto difficile, perché quando si è da soli bisogna scegliere se fare la professione da commercialista o quell'ora dedicarla ai social, però almeno per me era l'unico modo, ed è tuttora l'unico modo, per crescere. Cioè, io sono convinto che nel 2023 col passaparola sì, qualche cliente possa arrivare, però o uno conosce realmente una marea di persone, o se no crearsi da zero uno studio professionale, io non ce l'ho fatta, ecco, sono sincero. Con i social invece questo è possibile, io ne sono a dimostrazione, nel senso che non avevo grandi budget a disposizione, perché uno potrebbe pensare, ma sì, magari ho investito 1 milione di euro in Facebook Ads, YouTube Ads e Instagram, in realtà no, è la gran parte, soprattutto all'inizio dei risultati, avveniva nel nostro caso con dei contenuti organici, perché non avevamo budget, io e mio fratello Riccardo. Poi è chiaro, pian piano crescendo abbiamo anche sviluppato questa parte del marketing, però si può fare, ecco, io sono qui a dire che si può fare, anzi a mio modo di vedere si deve fare, quindi provate a pensarci, cioè sempre più gente, sempre più persone di 20, 25, 30 anni, nel momento in cui devono cercare un professionista, le pagine gialle non ci sono più, il passaparola sì, si usa ma poco, la prima cosa che fa uno quando deve cercare un professionista è ok, vado su Google e lo cerco, vado su TikTok adesso e lo cerco, vado su Instagram e lo cerco, è così, può piacere o no è questa cosa, nel senso che non sono qui a giudicare di come stia andando il mondo, però il fatto di esserci su questi canali vuol dire posizionarsi, quindi vuol dire poter creare il proprio studio professionale, secondo me.